e così è in realtà questo strumento, ispirato all'esempio del messo, vi parlo del capito, ma è un evento che nasce dalla passione di uno scrittore come Pino, anche giornalista per la verità, ma soprattutto da una grande passione per il libro. E quindi è riuscito, assieme a tanti altri, a coinvolgere in questa passione tutto l'ambiente che lo circonda, in un progetto al quale noi parliamo, lo dico subito, con molta attenzione, perché da qualche tempo ho incontri con l'associazione dei librai, con gli editori e con alcuni scrittori, perché avremo bisogno, insomma, di dare una mano da una parte alla nostra editoria locale nel momento in cui affrontano temi della storia locale, alla nostra editoria locale nel momento in cui pubblicano grandi opere o scoprono degli autori, ai nostri autori che hanno bisogno di farsi conoscere, ma soprattutto di uscire dal circuito trentino e arrivare sui circuiti nazionali e magari anche internazionali, e credo anche di organizzare è meglio quella che è la nostra presenza alcune rassegne come quelle di Torino piuttosto che di altre località, e ne abbiamo bisogno, sia perché e per tutte le motivazioni che ha detto prima Cino, è dato al libro, alla calma del sapere, a un sapere che rimane, alla capacità, alla volontà di approfondire senza scordare e non limitarsi solo alla presentazione, all'ascolto televisivo, ma poi invece a leggere, a fermarsi, a meditare, a pensare, anche ad ascoltare, per cui il libro si legge ma si ascolta per certi versi. E oltre a questo abbiamo una straordinaria rete di biblioteche, un sistema bibliotecario che dico efficiente, molto efficiente, che stiamo cercando di rendere ancora più efficiente, e le biblioteche non avrebbero un senso se poi non abbiamo anche libri da proporre, anzi la cultura ha bisogno di essere continuamente rinnovata e abbiamo bisogno di stimolare l'interesse dei fruitori, che sono tanti in particolare, ma non solo dei giovani, che sono quelli anche con la mentalità più aperta. Quindi questo festival nasce davvero sotto i migliori auspici, devo dire, per come è stato ideato, ma soprattutto ha ragion veduta per come è stato costruito, perché in una località che fa della rilassatezza e della calma il suo, come dire, il suo slogan, ovviamente una località molto bella, poi dei grandi circuiti del traffico, che permette anche di fermarsi e di avere una piacevole cornice, perché abbiamo anche il Trentino che è stato particolarmente bello, e quindi è giusto che anche questo venga, insomma, l'estate, e che sia quindi, sì, vabbè, e quindi un desiderio che è bello anche scoprire dal punto di vista naturalistico. Ma